videochiamata. Tutto il resto poi si vedrà. Con la 8 e il rosso nero, dopo Gattuso, si sono visti Suso, Saponara e anche Nocerino. Nessuno però ai livelli di Ringhio, con 13 stagioni, 468 partite giocate e la bellezza di 10 titoli conquistati, tra cui 2 scudetti e 2 Champions. Ma altri numeri 8 hanno lasciato un segno nella storia del Milan. L'ha vestita alla perfezione nel bel mezzo degli anni 90 il francese Marcel Desailly, 186 presenze in rossonero, tutte da titolare, in mezzo al campo come al centro della difesa. Anche per questo Desailly fu l'erede di Frank Rijkaard, altro immenso 8 rossonero, uno del trio Orange che ha scritto pagine epiche del Milan di Silvio Berlusconi. Insieme a Gullit e Van Basten, Rijkaard è stato determinante per la conquista di 2 Coppe dei Campioni. Semplicemente è stato uno dei migliori mediani della storia del calcio. E prima ancora, altri 8 da leggenda, il compianto Ray Wilkins, 3 stagioni in rossonero nero dall'84 all'87, da idolo della curva, con lanci lunghi, tesi, taglienti all'inglese che gli valsero in patria il soprannome di Razor, rasoio. Ci vuole un fisico, un certo fisico per quella maglia numero 8. L'hanno interpretata, indossata benissimo negli anni 60 e 70 altri eroi rossoneri come Giovanni Lodetti, il suo erede Romeo Benetti e prima ancora di tutti Juan Alberto Schiaffino, detto Pepe, gran governatore del centrocampo rossonero, talento e tecnica fuori dal comune dispensate con naturalezza, perché è normale essere speciali per tenersi l'otto addosso.